Grazie, aggiungo il mio ringraziamento a quello degli altri oratori per questo invito. È un piacere particolare poter ritrovare persone che sono amici, sono stati collaboratori con cui al Ministero abbiamo condiviso tante azioni in Europa e non soltanto ovviamente in Europa, Ferdinando e Giancarlo. Io in questi pochi minuti non mi eserciterò in delle analisi, ne ho ascoltate, ne condivido, ne apprezzo lo spirito. Certamente l'analisi di questo volume è un'analisi complessa, non può essere commentata in pochissimi minuti, ma proverò invece a dire quali possono essere, guardando al futuro, le linee di azione su cui una potenza regionale, certamente un paese che ha un ruolo regionale di medio livello, lo ha detto assai bene il vice ministro Pistelli, può ancora fare qualcosa e qualcosa in più, partendo proprio dalle vostre analisi, la frantumazione dell'ordine internazionale, il principio per cui nessuno è oggi più in grado di fare tutto, dovunque, in qualsiasi momento, e quindi una necessità di marcare la propria identità. Ecco, io cercherò di individuare soltanto dei titoli di azioni e di linee di azione dove l'Italia potrebbe marcare ancora meglio la sua identità regionale, la sua vocazione che deriva dalla storia, dalla geografia, dalle tradizioni della nostra politica estera. Non voglio però dimenticare anch'io, come fatto dai presentatori e dai curatori del libro, una valutazione generale su quell'anno 2012 in cui il presidente Monti ha guidato il governo del paese, una valutazione positiva, a mio avviso interamente positiva sui temi della politica europea, e nessuno meglio del presidente Monti avrebbe potuto svilupparli, e temi di politica estera in particolare sulla dimensione mediterranea, sulla azione verso aree su cui io mi ero molto esercitato, i paesi del Golfo, il Medio Oriente, il Nord Africa, il Sahel, in cui ho ritrovato uno spirito di continuità come è quello che deve guidare la politica estera di un grande paese quale noi siamo. E quindi per marcare il ruolo dell'Italia, io penso che il ministro degli esteri, la cara amica Emma Bonino, abbia tutte le capacità e le opportunità per imprimere una caratterizzazione ancora più forte, derivante proprio dalla necessità che quella frantumazione dell'ordine internazionale ci mette davanti agli occhi, e cioè un riorientamento o una ricaratterizzazione del ruolo e della visione della politica estera italiana che parta, lo dico con grande franchezza, anche da un ripensamento sulla rete che l'Italia ha nel mondo, una rete diplomatica, una rete di presenze in regioni, paesi e continenti che non può più essere quella che caratterizzava la struttura del Ministero degli Esteri italiano 5 o 10 anni fa. Un esercizio in cui qualcuno di noi, io stesso, il presidente D'Alema dopo di me e io di nuovo rientrato alla Farnesina, avevamo cominciato ad esercitarci per porre in chiaro che l'Italia non può essere assente, come il ministro Pistelli ha detto, da aree del sud-est asiatico in cui noi scoprimmo, lo scoprì io da ministro degli esteri, di avere un consolato a Shanghai con un funzionario e un consolato assai strutturato a Francoforte con 4 funzionari. Ecco, questo è un esempio che chiarisce come il riorientamento della presenza della rete italiana dovrebbe essere, e credo lo sia, avendo avuto occasione di sentire su questo il ministro Bonino, una delle azioni preliminari per marcare il ruolo dell'Italia. Io penso ad esempio
che un paese come l'Italia, nel ripensare e nel razionalizzare dove l'interesse nazionale ci deve portare, debba non soltanto guardare alle aree tradizionali in cui noi abbiamo un ruolo e lo avremo sempre di più, e i tre titoli che darò indicheranno queste aree, ma anche il fatto che oggettivamente noi non possiamo pensare di avere una presenza nazionale in aree del mondo dove altri paesi hanno tradizioni che con noi potrebbero essere utilmente incrociate, ed un paese come l'Italia non può non investire nel ruolo del servizio diplomatico dell'Unione Europea. E noi scopriamo che con grandi sacrifici l'Italia dispiega missioni diplomatiche laddove l'Europa ha una sua missione diplomatica, e noi potremmo, a mio avviso, con un esercizio di riflessione, meglio investire nel successo del servizio diplomatico europeo, e credo che l'Italia, in vista del semestre del 2014, abbia il dovere di dire con chiarezza che il servizio diplomatico europeo non può essere uno scherzo, che tutti hanno applaudito alla sua creazione e che tutti cercano sostanzialmente di svuotare di forza e di capacità propulsiva. Questo l'Italia non deve e non può farlo, e sarà utile all'Italia investire in aree del mondo in cui noi a titolo nazionale non possiamo più starci, perché le difficoltà economiche, perché i tagli, perché gli orientamenti e la visione ci portano ad avere un ruolo più forte in altre aree, ma non possiamo pensare che la casa della rappresentanza europea in questi paesi non sia un po' anche casa nostra. Ecco, questo è un primo esercizio che dovrebbe permettere di marcare meglio la visione, ancor prima che individuare le aree di riferimento. I tre titoli su cui, a mio avviso, io ovviamente non mi dilungherò, ma che credo siano le priorità su cui un'azione dell'Italia in quanto attore regionale importante dovrebbe e potrebbe ancor più ed ancor più fortemente concentrarsi, sono tre, e i titoli sono: uno, in Europa. Giancarlo, tu hai ragione, la politica europea oggi, il presidente Monti durante il suo governo lo ha dimostrato, è politica nazionale, non è politica estera, è politica che ha un riflesso talmente forte sull'azione dell'Italia e sulla politica dei suoi paesi membri, che investire in Europa e lavorare in Europa vuol dire rafforzare il ruolo, in questo caso, del nostro paese, della nostra Italia. Ma vi è un settore in cui oggettivamente, rafforzando l'Europa, si esercita un ruolo nella politica internazionale. E questo è quel ruolo di Europa politica su cui il presidente Letta ha detto in Parlamento parole che non solo io sottoscrivo, ma che ritengo importantissime: camminare verso gli Stati Uniti d'Europa. Ma per farlo occorre rafforzare la dimensione politica della politica estera, della sicurezza e della difesa. Integrare la NATO e l'Unione Europea, rafforzare il legame transatlantico attraverso la prevenzione del rischio del disimpegno, di cui nel volume si parla. Creare uno spazio euroatlantico che non sia solamente militare e di sicurezza, ma che investa sull'accordo per il libero commercio, che fortunatamente qualche sconsiderato ha smesso di dire che dovevamo sospendere, ma che ci sarà e sarà una grandissima chance per l'Europa e non solo per gli Stati Uniti. Ecco, questo è un ruolo che l'Italia in Europa può e deve svolgere con ancora più forza, contribuendo con questo non solo a rafforzare l'integrazione europea e quindi svolgendo un ruolo di politica nazionale, ma contribuendo a una grande partita di politica internazionale, quella di un serio rilancio delle relazioni euroatlantiche, non soltanto nel tema strettamente militare, strettamente di sicurezza. Un grande spazio di libero commercio, di collaborazione politica
e di definizione di linee di politica estera comuni dell'Unione Europea ci darebbe ovviamente un ruolo che non molti paesi nell'Unione Europea potrebbero giocare. E dico questo perché io ho apprezzato molto nel Presidente Monti e poi nel Presidente Letta, ad esempio, l'importanza di ripetere che non possiamo immaginare nemmeno di lasciare andare il Regno Unito al suo destino quando si parla di un rafforzamento dei grandi dossier della politica europea. Questo è un ruolo che l'Italia può svolgere, altri paesi possono svolgere meno bene dell'Italia. Secondo titolo, il Mediterraneo, ovviamente. Qui è già stato detto, siamo naturalmente un paese che può avere una leadership politica, non soltanto ricondurre alle azioni dell'Europa e alle azioni che abbiamo condotto in passato. Ricordo quanto non facile fu l'appello che dovemmo fare come Italia con una certa durezza a far sì che l'azione militare in Libia non partisse secondo l'egida della Coalition of Willings, ma con la NATO che ne assumeva la responsabilità. E questo fu un ruolo italiano, fu una rivendicazione che l'Italia fece in un momento in cui vi era un rischio che una Coalition of Willings agisse senza che l'Europa e la NATO fossero profondamente dal primo istante coinvolte. Ecco quindi che la richiesta che il Presidente Obama ha fatto al Presidente Letta, abbiate voi italiani una leadership in un'azione fondamentale, il Presidente Cicchitto lo ha detto, la Libia è un paese in cui non abbiamo ancora vinto la stabilizzazione, non abbiamo ancora vinto la garanzia di una stabilità e di una seria azione verso la democrazia, ed è giusto che sia l'Italia ad assumersi una responsabilità importante di indirizzare e guidare. Lo si farà attraverso la missione che la NATO ha già inviato, lo si farà attraverso le azioni che l'Unione Europea ha già deciso, ma qui io credo c'è una vocazione naturale dell'Italia a fare di più. Come lo dico francamente, il Presidente Monti ha vissuto, io l'ho vissuto dal Parlamento, il momento in cui l'Italia non è stata in grado di contribuire dal primo istante alla missione in Mali, malgrado un ordine del giorno parlamentare di cui mi onoro di aver messo la prima firma, che chiedeva di farlo, e purtroppo per ragioni che erano connesse a una dinamica complicata e difficile di confronto politico-partitico alla vigilia delle elezioni, l'Italia non fu in grado di fare quello che il Presidente Monti aveva pensato di fare, che io e altri gruppi parlamentari avevano chiesto che si facesse. Esserci, perché quando un paese europeo agisce nell'interesse della sicurezza collettiva, l'Italia non può non essere lì nel primo momento. Questo intendo quando parlo di responsabilità e di ruolo di leadership nel Mediterraneo, aggravato, come ha detto Fabrizio Cicchitto, da un fallimento dell'Islam politico in Egitto che è ormai storia quotidiana e con cui dovremo confrontarci, ovviamente non possiamo farlo ora in qualche istante. Terzo titolo, i Balcani. Non c'è bisogno di dire molto, se c'è una regione dell'Europa, che è regione europea, non è una regione lontana, è Europa, su cui l'Italia deve continuare a spingere perché l'integrazione si completi vincendo resistenze, dubbi e perplessità di nostri partner europei, anche importanti, quell'area è l'area dei Balcani. Un'area in cui l'Italia è l'unico forse paese che parla con la stessa amicizia e sincerità al Kosovo e alla Serbia, all'Albania e alla Bosnia-Erzegovina e all'interno alle tre entità che formano la Bosnia-Erzegovina. Forse nessun paese come l'Italia ha questa possibilità e credo che questo debba continuare ad essere un valore aggiunto che noi diamo ai partner dell'Unione Europea e su cui dobbiamo investire. Dobbiamo completare l'opera nei Balcani, sull'integrazione euroatlantica, e questo è un terzo capitolo in cui l'azione regionale dell'Italia deve essere
ancora più forte, ancora più convinta. Ci sono stati momenti in cui noi abbiamo pensato che la enlargement fatigue dovesse essere accettata con rassegnazione. Non possiamo rassegnarci, dopo l'ingresso della Croazia, a questo spirito per cui ora si deve prendere un po' di tempo e ripensarci. E qui l'Italia può dare un valore aggiunto. E il quarto e l'ultimo titolo su cui non elaboro è la Turchia. Guai a pensare che il momento complesso che attraversa la Turchia ci debba indurre ad un ripensamento, ci debba indurre a una pausa di riflessione. La Turchia è paese su cui l'Italia ha troppo investito e deve continuare a investire, e qui mi bastano le parole del ministro Bonino: piazza Taksim non è piazza Tahrir. Guai se qualcuno pensasse che lì c'è in corso una sorta di simile azione a quella che in alcuni paesi del mondo arabo è stata compiuta. Non c'entra assolutamente niente, sono dinamiche complesse, non possiamo permetterci di perdere neanche una battuta sul processo di avvicinamento della Turchia all'Unione Europea. Grazie.